Sunset Overdrive resta uno dei protagonisti della lineup Microsoft anche in questa Gamescom 2014. Lo sparatutto in terza persona sviluppato da Insomniac si rivela ancora adrenalinico e sopra le righe. Il gameplay ruota tutto attorno alla possibilità di effettuare acrobazie folli con cui eseguire le uccisioni più spettacolari possibili. Anche la caratterizzazione delle armi sembra uno dei pilastri della struttura di gioco. Le bocche da fuoco sono piuttosto creative ed esuberanti. E il gameplay, anche se ha alcuni momenti un po' tediosi, ha saputo convincerci. Il difetto da cui Sunset Overdrive dovrà sicuramente guardarsi sarà quello di una possibile ripetitività molto simile a quella che ha decretato un successo solo parziale di Dead Rising 3. Per far questo, i ragazzi di Insomniac dovranno strutturare un'avventura principale, varia, divertente e ricca di missioni eterogenee. Per il resto si distingue un comparto stilistico sicuramente vistoso e un art design generalmente molto accattivante. La versione portata qui alla Gamescom 2014 mostra inoltre una buona ottimizzazione. Il frame rate è più stabile e questo ci fa nutrire molte speranze per quanto riguarda la versione finale. Anche grazie all'annuncio di un bundle con una versione bianca di Xbox One che verrà venduto a 399 euro con una edizione digitale di Sunset Overdrive già inclusa, la produzione Insomniac sarà una delle più calde per l'autunno Xbox.